L'impero dei draghi di Valerio Massimo Manfredi. Il libro di cui vi vorrei parlare oggi è il seguente. L'impero dei draghi di Valerio Massimo Manfredi. Si tratta di un romanzo, diciamo, storico, anche se il soggetto di questo libro è dovuto anche ad una collaborazione di Valerio Massimo Manfredi con Lorenzo De Luca, esperto di arti marziali, e anche con altri studiosi, esperti, sinologi, diciamo, Laura Grandi, ad esempio, Stefano Tettamanti e Franco Mimmi, sinologi e esperti in generale della Cina, dell'Oriente, eccetera. Perché noi conosciamo benissimo Valerio Massimo Manfredi, abbiamo apprezzato i suoi romanzi storici, che hanno come punto di riferimento la cultura greca e la cultura romana, lo conosciamo come archeologo, topografo, archeologo e divulgatore. E in questo libro però lui ci parla soprattutto dell'Oriente. Se devo dire tutta la verità, diciamo che preferisco altri romanzi di Manfredi, quelli che riguardano appunto in generale la cultura occidentale greca, come Lo scudo di Talos, sulle guerre persiane, la rivolta degli Iloti a Sparta o le paludi di Esperia su Diomede e sul Cnostos, il ritorno di Diomede in patria e poi dopo il suo viaggio verso l'Adriatico, oppure la cultura romana come Lady di Marzo sulla morte di Cesare o L'ultima legione da cui è stato tratto anche un film sulla caduta dell'impero romano. Certamente anche in questi romanzi c'era invenzione narrativa, essendo romanzi storici, quindi come ben sappiamo, da Manzoni, insomma, con una parte storica e una parte di invenzione. In questo caso, però, nel caso dell'impero dei draghi, sembra prevalere questo aspetto fantastico, l'improbabilità, e appunto in generale tutta la cultura orientale, soprattutto nell'ultima parte. Per questo motivo ho prediletto, insomma, la prima parte del romanzo, forse perché è più legata al mondo occidentale. La storia inizia nel 260, che è l'anno in cui, insomma, l'imperatore Valeriano con un tranello cade nella rete, cioè accetta di prendere parte ad un'ambasceria, ma cade così nella rete tesagli dall'imperatore persiano Shapur. E Valeriano viene catturato, i pochi soldati che non muoiono vengono anch'essi catturati e condividono con lui una prigionia estremamente umiliante in un campo di lavoro forzato ad Aus Daiva. Tra l'altro, qui lo stesso imperatore morirà di stenti. Prima morirà un legionario, diciamo, un soldato, e poi lo stesso imperatore Valeriano morirà anche lui durante questa schiavitù. Anzi, i legionari a questo punto vogliono offrirgli un tributo. Ma questo non è permesso dalle leggi, le rigide leggi dei persiani sassanidi. E anzi loro vengono messi in un posto ancora più profondo della miniera in cui stanno lavorando, con la prospettiva di morire lì comunque tutti quanti. Solo che, animati dall'istinto della sopravvivenza e dallo spirito di avventura dei legionari riescono, tipico dei legionari romani, riescono a liberarsi da quella prigione, grazie anche all'aiuto di Uxal, che è uno schiavo che si trova anche lui, quindi prigioniero in questo campo di lavoro, e che sfruttando i buoni rapporti che lui, Uxal, ha instaurato con i loro carcerieri, riesce a farli evadere, anzi evadono tutti quanti insieme, anche se poi il povero Uxal perderà la vita nel corso del viaggio. Poi dopo
devono stare anche molto attenti e nascondersi per parecchio tempo nel letto di un fiume in secca per non essere scoperti diciamo, dai persiani che organizzano una caccia all'uomo nei loro confronti. Questi legionari, insomma, si liberano da una prigionia in Persia e cominciano a scappare per cercare di salvare la loro vita verso est. In realtà incontrano un mercante indiano, un certo Daruma, che propone loro di accompagnarli nuovamente ad ovest, quindi nei territori dell'Impero Romano, ma chiede loro un aiuto per una missione segreta molto complicata e i legionari offrono il loro aiuto. E quindi si avventurano sempre più verso Oriente. Qui nella seconda parte del romanzo incontriamo dei paesaggi orientali dall'India fino al Tibet e fino appunto alla Cina. Allora la Cina era divisa in tre regni, in tre grandi imperi, e in particolar modo a noi interessa quello più a nord, quello di Wei. Infatti c'è una storia abbastanza complicata. Questo personaggio che Daruma vuole proteggere con l'aiuto dei legionari romani, in realtà sarebbe un principe di questo regno di Wei, che però è stato esautorato appunto da questo tale Wei, che si era innamorato della sorella del principe, quindi della principessa Yunshan. E poi però, proprio per questo motivo, era stato catturato e virato, fatto castrare, insomma, dal principe. E da quel momento in poi, non solo era riuscito a riprendersi il potere, tanto che il principe appunto era scappato, ma aveva giurato vendetta, nei confronti del principe. Dicevamo che adesso la storia prosegue, sempre più verso est, dove i nostri legionari con a capo Metello appunto accompagnano il principe anzitutto in un piccolo villaggio sulle pendici dell'Himalaya, dove si organizza la resistenza dei fedeli del principe, che appartengono al gruppo del Loto Rosso, una specie di ordine segreto. Già nel viaggio però hanno dovuto comunque combattere contro le volpi volanti. Le tecniche di combattimento tipicamente orientali delle volpi volanti, e qui ci vengono in mente anche, ci sono venuti in mente leggendo le pagine di questo romanzo, molti film orientali, asiatici, eccetera, sono comunque messe in difficoltà, in seria difficoltà, dalle tecniche di combattimento dei legionari, e quindi le volpi volanti, non riuscendo a rispondere ai colpi dei legionari, vengono sconfitti. Tuttavia, succede che i nostri legionari, insieme con il principe, decidono di andare nel monastero delle acque sussurranti, dove si trova il maestro Wang Zi, il maestro mentore e quindi addestratore del principe Dan Qing, che però è già stato, poi viene ucciso, è fatto prigioniero dalle volpi volanti e dagli uomini di Wei, che quindi catturano anche il principe e i legionari. E a questo punto interviene la principessa Yunshan per cercare soprattutto di salvare la vita a Metello, perché Wei organizza una sorta di grande ludo gladiatorio, chiamiamolo così, cioè di grande spettacolo di lotta all'ultimo sangue fra i legionari da una parte e le volpi volanti dall'altra. Ed è solo, dicevamo, l'intervento di Yunshan che permette a Metello di salvare la vita. Tutti quanti i suoi compagni vengono uccisi. Quindi Metello è l'unico romano
che rimane vivo grazie appunto all'intervento di Yun Shan e viene appunto poi trasportato Metello, riabilitato con difficoltà e con fatica perché era in punto di morte, diciamo, e qui poi diciamo, impara le arti marziali, impara la filosofia taoista e soprattutto si innamora di Yun Shan, cioè si innamora della principessa, è un amore ricambiato il suo, e poi organizza la resistenza nei confronti dell'ultimo assalto, dell'assalto finale di Vei, che ha scoperto la posizione del villaggio di Licheng, dove sono asserragliati questi uomini dell'ordine del Loto Rosso, e quindi Metello, grazie alle strategie di difesa, le macchine da guerra romane che vengono costruite seguendo insomma, i suoi consigli, riesce a sconfiggere Vei, e poi ci sarà anche un duello finale con Vei. Oltretutto anche seminando la paura tra le fila dell'esercito nemico, perché li convince che hanno preso nuovamente vita i 300 diavoli mercenari. 300 diavoli mercenari sarebbero appunto 300 uomini provenienti da ovest, quindi provenienti dall'impero romano. Al tempo, adesso leggeremo anche quello che dice Valerio Massimo Manfredi, al tempo della battaglia di Carre contro i Persiani, quindi al tempo di Crasso, nel primo secolo avanti Cristo. Quindi si intreccia la storia del 260 d.C., quindi una storia del terzo secolo d.C., e di questi legionari che insieme fatti prigionieri insieme con Valeriano, poi si sarebbero liberati, si intreccia con la storia di 300 anni prima di altri legionari che sono appunto i legionari di Crasso, i sopravvissuti, diciamo, alla disastrosa battaglia di Carre. Vi ricordate quella in cui i romani addirittura erano stati costretti a dare anche le insegne, no? Ai parti. Che appunto ormai per gli orientali rappresentavano una sorta di leggenda, che tra l'altro i resti di questi legionari, insomma, si trovavano esattamente in questo villaggio del Loto Rosso, asserragliato, assediato dai nemici. Insomma, c'è il duello finale fra Metello da una parte e Vei dall'altra. Con la sconfitta di Vei, la dinastia del principe Danqing può essere restaurata e a Metello vengono offerti tappeti rossi, nel senso grandi e importanti ruoli all'interno dell'impero, ma lui preferisce ritornare in patria, preferisce ritornare a Roma. Cercano di dissuaderlo perché nel frattempo, sotto l'imperatore Gallieno, che era stato il successore di Valeriano, la parte orientale dell'impero si era resa indipendente con il regno di Palmira. Lui però è deciso a ritornare in patria insieme con la sua donna, insieme con la principessa Yun Shan, si dirige a Edessa e lì scopre che in realtà l'impero romano si è poi nuovamente riunificato, è più forte di prima, sotto imperatori come Aureliano, Diocleziano, eccetera. E qui più o meno si chiude il plot, quindi l'intreccio di questo libro, piuttosto intricato, a dire la verità. Ma vorrei leggervi adesso la nota dell'autore finale, perché effettivamente la cosa più intrigante, più interessante per noi è stata proprio questa: cercare di capire se è davvero possibile che dei legionari romani siano andati in queste regioni dell'Oriente così lontane. Valerio Massimo Manfredi dice infatti alla fine del romanzo, dopo la parola finale, insomma,
in questa nota dell'autore. Questo romanzo è frutto di immaginazione, così i suoi principali personaggi. A parte i grandi protagonisti storici dell'epoca in cui è ambientato, l'imperatore Licinio Valeriano, che è un personaggio storico, Shapur I di Persia, Gallieno, eccetera, ma si ispira, quindi questi sono personaggi storici. Gli altri personaggi di cui abbiamo parlato prima, cioè vale a dire Metello, il capo dei legionari, questi prigionieri romani che poi si sono liberati, Dan King, il principe, la principessa Yun Shan, il mercante Daruma che non ha rivelato a Wei e ai nemici del principe la posizione di quel villaggio di Licheng, ma è stato Bai Renyi, che era un generale che si trovava nel villaggio, appunto, ma che in realtà poi tradisce e rivela la posizione del villaggio a Wei, e poi viene comunque fatto fuori da Wei, viene trovato impiccato, insomma, un cadavere impiccato che ci fa venire in mente appunto un Giuda. Lui è un Giuda, un traditore. Tutti questi sono personaggi inventati, così come lo schiavo che aveva aiutato, ricordate, Uxal, che aveva aiutato i romani a scappare. Ma Valeriano, Shapur e Gallieno sono invece personaggi realmente esistiti. Ma dicevamo, il problema: è vero o non è vero che ci sono stati, che sono arrivati soldati romani fino in Cina? Il problema fu sollevato ufficialmente per la prima volta da Homer Dubs in una sua pubblicazione del 1942, che commentava un passo degli annali degli Han in cui si parlava di una battaglia avvenuta in una località sul fiume Talas, in prossimità della città di Zizi, nel Gansu, oggi Dushanbe, nel Tagikistan, fra truppe cinesi e forze di un capo locale che si era ribellato. Tra le forze dei ribelli combattevano dei soldati stranieri, probabilmente dei mercenari, con una tattica del tutto particolare, con scudi ovali disposti a scaglie di pesce. Ciò fece pensare a Dabs che si trattasse di romani, che usavano la loro tattica tradizionale della testudo, no? Questa tattica degli scudi ovali disposti a scaglie di pesce potrebbe far venire in mente la testuggine, no? Quindi quella formazione, no? Con la quale i romani si proteggevano, i soldati romani si proteggevano e penetravano dentro le fortezze, dentro, insomma, gli accampamenti nemici. La battaglia fu vinta dalle truppe Han. I soldati stranieri fatti prigionieri furono però stanziati dall'imperatore Wandi in Cina, nel distretto di Fanmu, l'attuale Yongchang. La città in cui furono deportati questi stranieri fu chiamata dall'imperatore con il nome di Lijian, che a quell'epoca avrebbe indicato in generale le terre dell'Occidente e anche Roma. La spiegazione più comunemente accettata è che il toponimo Lijian venisse in realtà da Alexandria, ossia indicasse genericamente, col nome delle antiche fondazioni di Alessandro Magno in Battriana in Asia centrale, qualunque insediamento di occidentali. Quindi la questione è dibattuta se in realtà questo è un documento storico, se in realtà questi fossero davvero soldati romani oppure no. Dalle fonti cinesi comunque risulterebbe che Lijian sarebbe rimasta indipendente per 612 anni, un fatto molto strano e assolutamente singolare. Ma se ciò corrisponde al vero, quindi ammettendo che avesse ragione questo studioso, questo tale Homer Dubs, chi potevano mai essere questi romani? Molti hanno pensato, per una corrispondenza di tipo cronologico, che potesse trattarsi dei prigionieri romani sfuggiti al massacro nella battaglia di Carrhae del 53 a.C. e deportati dai parti nelle estreme regioni orientali del loro impero. Questi uomini avrebbero dato origine alla tradizione della mitica legione perduta. Si sa infatti che quando Augusto trattò la pace con i parti nel 20 a.C., esigendo la restituzione delle insegne dei prigionieri, le prime, le insegne, furono restituite. Dei secondi, quindi dei prigionieri, non si trovò traccia. Dove erano mai finiti? La risposta di Homer Dubs e dopo di lui di non pochi altri studiosi, sia cinesi sia di altre nazioni,
è che fossero giunti, dopo lungo peregrinare, ai confini con la Cina e là avessero fondato un loro insediamento. Recenti ricognizioni nella località di Zelaizai e sondaggi archeologici avrebbero convinto i ricercatori di trovarsi di fronte alla mitica fondazione romana in Cina. Addirittura si sarebbero riconosciuti i caratteri degli antichi romani nei tratti somatici delle popolazioni locali. Va detto che in generale gli argomenti addotti a sostegno di questa tesi sono piuttosto deboli. Come vi dicevo, la cosa è controversa. Quindi non è riconosciuto da tutti che ci sia stata una colonia romana in Cina, che siano arrivati là in Cina dei soldati romani. E l'eventualità di un arrivo di soldati romani in un luogo tanto distante non si può escludere a priori, ma deve essere sostenuta da elementi testimoniali più consistenti rispetto a quello striminzito documento che abbiamo riferito prima. Ciò non toglie che i romani sapessero dei cinesi e i cinesi sapevano dei romani. Non solo Orazio, Plinio e altri autori, ma anche il più grande monumento cartografico dell'antichità, la Tabula Peutingeriana, indica nell'estrema parte orientale del mondo la Sera Maior, ossia la terra della seta, Sera Maior, la Cina. Va ricordato a questo proposito un episodio straordinario accaduto fra il 97 e il 98 d.C., all'epoca dell'imperatore Heidi, quando il maresciallo cinese Ban Chao, inviato verso Occidente per ristabilire ordine e sicurezza lungo la vitale via della seta, si spinse fino al Mar Caspio. Ban Chao era fratello di un famoso storico, Ban Gu, e forse fu per sua ispirazione che decise di inviare una delegazione guidata da un suo aiutante, Gan Jing, a cercare il sovrano di Takin, il mitico impero dell'estremo occidente, cioè l'impero romano. Takin sarebbe l'impero romano per i cinesi. Gan Jing arrivò a poca distanza dal confine dell'impero romano. Non sappiamo in quale zona esattamente, se nell'area mesopotamica o siriana o caucasica, sta di fatto che le guide partiche, cioè le guide dell'impero persiano, che allora era dei parti, quando si resero conto delle sue intenzioni, lo sconsigliarono in ogni modo di proseguire, adducendo tali e tante difficoltà che l'ufficiale cinese fu indotto a desistere dal suo obiettivo. I parti ricavavano profitti enormi dai dazi che imponevano ai carichi di seta che attraversavano il loro territorio e non potevano certo permettere che l'impero romano e l'impero Han, che è l'impero cinese, del primo secolo d.C., entrassero in contatto e stabilissero rapporti diretti, tagliandoli fuori. Semmai la missione di Gan Jing avesse avuto successo, le conseguenze sarebbero state impensabili. I due più grandi imperi del pianeta avrebbero potuto scambiare conoscenze preziose, forse addirittura stipulare un'alleanza, forse addirittura la nostra società, le scoperte e le invenzioni sarebbero state accelerate. Tanto più che a Roma in quel periodo aveva il potere un uomo saggio, intelligente e onesto, l'imperatore Nerva. Abbiamo detto che ci troviamo tra il 97 e il 98, quindi sono gli anni proprio dell'impero di Nerva, che poi nel 98 muore per lasciare l'impero a Traiano. La distanza fra i due imperi era tale che non c'era pericolo di competizione, ma solo interesse a collaborare. Forse veramente la storia avrebbe avuto un corso differente se Roma e Luoyang si fossero parlate, Roma e la Cina. Forse perché i grandi imperi si somigliano in fondo tutti, sia Roma sia la Cina avevano tante cose in comune: l'organizzazione delle forze armate, il sistema stradale, l'uso di dedurre colonie militari, cioè di fondare delle colonie militari, il modo di misurare e dividere la terra, il concetto di confine e di vallo fortificato. Noi avevamo il Vallo di Adriano, il Vallo di Antonino in Britannia, loro avevano la muraglia cinese. L'uso di stanziare barbari all'interno di quella cintura fortificata per naturalizzarli e utilizzarli poi per difendere il territorio contro altri barbari, mongoli per esempio, cinesi, no? Piuttosto che i germani, i romani. Ebbero in comune perfino i nemici, se è vero che gli Xiongnu dei documenti cinesi sono gli unni delle fonti romane. Come sappiamo, poi gli unni nel V secolo si spostano verso Occidente e arriveranno fino in Italia.
Alla fine la Cina sopravvisse, trasmettendo intatta la sua tradizione, la sua civiltà e la sua compagine statale attraverso più di 4 millenni di storia fino ai giorni nostri, mentre Roma collassò tanto tempo fa. Questa storia vuole raccontare, come in un sogno, quale meravigliosa esperienza avrebbe potuto vivere un uomo dell'Occidente, come il comandante Marco Metello Aquila del romanzo, questo personaggio inventato. Protagonista del romanzo L'Impero dei Draghi, se avesse mai potuto raggiungere quel remoto pianeta che chiamavano Sera Maior, un accadimento forse non impossibile, uno dei tanti che la storia ha dimenticato o perduto nelle turbolente vicissitudini che caratterizzano la vicenda dell'umanità. E così Valerio Massimo Manfredi giustifica la sua invenzione narrativa e dice: forse non è così impossibile che sia accaduta una cosa del genere, cioè che un comandante romano abbia raggiunto la Cina, se è vero come è vero che un cinese ci stava quasi per arrivare, no? All'impero romano e fu fermato solamente dalle guide dell'impero dei Parti.